dico sin da subito, se state cercando un titolo competitivo, Star Wars Battlefront 2 non fa per voi. È un titolo che è adatto più che altro a chi vuole semplicemente immergersi nel mondo fantasioso, fantastico, fantascientifico di Star Wars. Niente di più e niente di meno. E lo fa bene, sì che lo fa bene, come lo faceva d'altronde il suo predecessore. È improntato su quello, è adatto a quel genere di pubblico, a quel pubblico che non vuole il competitive, che non vuole avere un gioco ben bilanciato e stabile, ma vuole semplicemente divertirsi. I respawn sono un qualcosa di orribilante, veramente. A volte ci si ritrova a respawnare in punti in cui gli avversari già ci sparano da lontano con i fucili da precisione, a volte invece si rimane chiusi dentro delle stanze perché si respawnano tutti lì, i nemici lo sanno e quindi stanno lì fuori pronti ad aspettarti e a farvi secchi. Insomma, il titolo ha grossi, grossissimi problemi di gameplay. Ora, detto questo, non è che vi sia molto altro da dire. Potremmo parlare delle musiche, della grafica, eccetera, eccetera, ma conoscete bene o male tutto quanto il titolo, perché è semplicemente il primo Star Wars Battlefront, soltanto che hanno implementato qualche meccanica di gioco. Per esempio, adesso ci sono nuovi eroi, nuovi modelli e nuovi personaggi, nuove skin e qualcosa in più, qualcosa in meno. Ci sono le classi, sì, vi sono le classi che potremmo scegliere, fra cui lo specialista, l'assalto. Insomma, si è capito che le classi ormai vanno molto di moda negli FPS. Detto questo, però, parliamo un attimino del frame rate, che si aggira attorno ai 60 FPS su PS4 e invece su PS4 Pro il frame rate è praticamente granitico. Ho visto che su PS4 standard il frame rate a volte cala anche sui 40 addirittura, in scene molto frenetiche di gioco. Parliamo un attimino della campagna, perché a quanto pare vi sarà una campagna. Ecco, beh, c'è poco da dire perché nella beta non è giocabile, però se vi sarà una campagna questo porterebbe a una rivalutazione del gioco. Se vi sarà un'ottima campagna questo porterebbe a rivalutare il gioco. Comunque le prospettive del titolo ci sono tutte, però dovete capire che è un gioco molto grande e secondo me ciò che vediamo nella beta è solo una piccolissima parte del titolo in sé, perché mancano moltissime mappe, mancano moltissimi personaggi, azioni, mancano molte cose. Detto questo, vi sono moltissime, e vi ripeto, moltissime possibilità che il gioco migliori di molto con il passare del tempo. E detto questo, ragazzi, ne vale la pena di essere preso? Sì e no. Vale la pena di essere comprato solo se siete dei fan della serie, perché davvero vi immergerete proprio in quel mondo, cioè sarete dentro Star Wars effettivamente, perché graficamente è stupendo, è spettacolare, il motore grafico è qualcosa di incredibile, tutti i posti e tutte le cose sono realizzate nei minimi dettagli, veramente nei minimi dettagli, stupendo sotto questo punto di vista. Però se non siete dei fan della serie, assolutamente da evitare, specialmente al day one a prezzo pieno non ne vale la pena, eviterei di spendere quei 70-50 euro, preferirei, anzi vi consiglierei di spenderli su altri titoli che adesso qui non li citerò perché non è questo il caso. Detto questo, se siete invece dei fan della serie, assolutamente compratelo al day one, perché rispecchierà pienamente, o quantomeno credo, ciò che vi aspettate. E niente, ci becchiamo alla prossima. Bone, aggiusto il voto.